non ce la posso fare, raga, veramente. Io non ce la posso fare, raga. Io quando so queste cose proprio non ce la faccio, non ce la faccio proprio. Io veramente capisco tutto, capisco l'impegno, capisco proprio tutto il carattere, tutta la grinta che hanno tirato fuori ieri, su ogni punto di vista, veramente ci hanno messo l'anima. Però poi, ecco, ti vai sempre a riscontrare, ti vai sempre a riscontrare con i soliti errori, con i soliti errori. Perché il gol di Milik penso sia, non dico un erroraccio, ma comunque c'è. È una disattenzione difensiva che non si può fare. Soprattutto a 10 minuti dalla fine, quando c'è il risultato praticamente in pari, in pareggio nel risultato generale. Sto cross, se non mi sbaglio, De Kostic all'altra parte. Dall'altra parte c'è sta Guea da solo. Guea da solo. Malusic non riesce a chiudere sta linea di tiro. Tiro cross, insomma, perché poi dietro un assist per Milik. Sta palla che, capito, va a calciare Milik davanti alla porta da solo, tutta la porta libera così, Romagnoli solo perde, comunque non chiude neanche lui la linea di passaggio di tiro. God Milik, ma cioè proprio per come ha preso il gol, veramente è una roba che non si può sentire, perché è una partita dove non hai sofferto praticamente mai. Sì e no, in due occasioni, una con Vlaovic, una se non mi sbaglio sempre su Vlaovic con la parata di Mandas. Per il resto non hai mai sofferto, per il resto non hai mai, non hai mai, la Juventus ha mai impensierito cose, sei sempre stato, come so dire, hai sempre dato quello che c'è stato a Levante, senza fargli creare più di tante occasioni. Quindi proprio per quello che mi fa pure incazzare, perché prendi un gol proprio ridicolo, un gol ridicolo quando hai fatto la partita perfetta, mancavano 10 minuti alla fine, dovevi soltanto fare un altro gol, comunque andare ai supplementari, perché era 2-0, risultato 2-2 come ho detto. E invece niente, pigli il gol così e sei uscito perché poi, ecco, sono entrati Ciro, Pedro, però che ti hanno fatto? Niente, che ti hanno fatto? Non hanno fatto niente, hai cercato, ci hai messo 10 anni per fare i cross in mezzo per provare a sperare un gol per portarti ai supplementari, ma niente, Rovella con Isai, Rovella con Casale, con Romagnoli, a fare passaggetti così, sei riuscito a fare un cross, fatto bene. E questo poi è il risultato. La partita, cioè io non vorrei dire, non voglio dire casomai, una partita buttata, perché non voglio dirlo. Però, detto, c'è 2-0, 10 minuti alla fine, devi tornare il risultato e Piergo. E prendi il gol, prendi il gol. Ha fatto doppietta Castellanos. Ha fatto doppietta Castellanos, pure bella, due bei gol. Uno si è cagato. Stavi 2-0, stavi 2-0, dovevi fare un altro gol, comunque portate ai supplementari al massimo, tenere un risultato. O se no, dagli nuovo per, capito, il colpo finale. Invece il colpo finale da Juve, col gol di Milik, è entrato dopo 10 secondi. Dopo 10 secondi Milik entra e segna, per Dio, entra e segna. Riconosco tutto quanto, riconosco tutta la partitona proprio immensa che ha fatto la Lazio, sul punto di vista proprio di tutto, di energie, di corsa, di carattere, di grinta, di cuore, di tutto. Però poi quando mi prendi sti gol così, con questi errori difensivi, quando so queste cose che non riesci a chiudere la partita, a me fanno proprio un cazzà. Mi fanno un cazzà da morire. Perché non è possibile che una semifinale di Coppa Italia tu la stai recuperando, l'hai praticamente rimontata, e invece Piergo, cazzo, Piergo. Primo tempo 1-0, quando previsto 2-0 con il gol mangiato da Castellanos, previsto 2-0. Secondo tempo, detto,
Riesce a far gol col castellano, sai che è il 55esimo, c'hai tutta una, c'hai una vita davanti, tutto un secondo tempo. Non sei riuscito a fare un altro gol? Non sei riuscito a fare un altro gol. I cambi, per me, pure a starci che entrava Isaacsen, perché era un momento in cui casomai velocità o cose, che casomai desertava l'uomo. Scusate, desertava l'uomo, non c'è Zaccagni, non c'è stava Zaccagni. L'unico che poteva saltare l'uomo, o comunque provarci, era Isaacsen. Invece niente, invece zero. Zero. Ha fatto entrare Vesino, ok, sì, poi ecco, non si è levato per mettere Pedro, ha tolto Castigliano, soprattutto facevo un po' di rimanere. Comunque stava a fa bene, se poi dovevi fare sti grosso, comunque cerca, capito, di tenere qualche pallone, Ciro purtroppo non ha fatto niente, non ha fatto niente, ha fatto solo ecco, quasi simulata con Bremer per provare, capito, a far rimanere la Juve in 10, ma non ha fatto niente, non ha fatto niente, non va bene proprio. Poi ecco, è entrato Patrick, è uscito Ghila che c'ha avuto un problema, Felipe pure, sempre c'ha avuto un problema pure lui, insomma, purtroppo andava così, purtroppo andava così. Se dobbiamo parlare dei singoli, per me, detto centrocampo, proprio in generale tutta la squadra, tutti i titolari si sono comportati benissimo, tutti i titolari si sono comportati benissimo, forse tranne forse Isai, che però qualcosa comunque ha fatto per lui. Mauro Sincè dall'altra parte ha salvato un gol, che provava a finire prima la partita. Insomma, dalla squadra titolare non c'ho niente da dire, non c'ho proprio niente da dire. Luis Alberto fa due assist, quindi forse l'unico ecco, era Felipe, che però, ho detto, Felipe ormai ecco, stava a giocare veramente così e così, tutto a pezzi. Insomma, ecco, io mi aspettavo che uscisse lui, entrava Isaacsen, usciva casomai con Cataldi, entrava Vesino, ultimi minuti per dare, capito, il colpo finale che mettevi un po' di centimetri, perché metti che ci stava il Carciolano, comunque una palla a mezzo così, e Vesino è il pericolo numero uno. Invece niente, ha fatto sti cambi così, non lo so, non lo so, sicuramente, cioè, servono giocatori, ma questo si sa ormai, si sa. Questo ormai si sa, ok, che c'è sta Zaccagni, Lazzari, Camada, che Camada gli piace, lo sta a far giocare. Ma proprio in generale, ti servono giocatori per il modulo suo. E tanto si sa che non gli ripierà, ti ripierà giocatori che c'entrano un cazzo e basta, sempre cazzo si dice, sempre la cosa che gira, come si dice, la ruota che gira, capito, che ricapita sempre, capito, sempre lì stiamo. Perché è sempre quello il problema, è sempre quello, sempre quello. Perché se te ci avessi un presidente serio, a tu dovevi fare la squadra, poi se tu te lo fa male dici, oh, guarda, io ti ho fatto la squadra, non sei riuscito. Che dobbiamo fa? Sa di stessa cosa, non sa che stessa cosa. Non dice niente. Niente, proprio stessa cosa con ogni allenatore. Ma io non lo so. Ieri ovviamente al gol di Milik sono rimasto veramente proprio deluso, proprio. Una maniera, sono proprio crollato fisicamente, mentale, proprio, sono veramente, ma proprio spento proprio, perché non è possibile, sono rimasto proprio incredulo, sono rimasto proprio incredulo, veramente, una partita dove porco due, dove gli soltanto, cioè, soltanto, scusate, dove due, sul 2-0 dovevi semplicemente tenere il risultato, casomai fargli comunque il gol, capito, per passare al turno, invece niente, capite, a 10 minuti alla fine Pirgo. Stessi problemi da anni, che non chiudi le partite, stesso problema. Raga, io penso di aver detto tutto, e nulla, mo ecco, ci sta il campionato. Concentriamoci bene sul campionato, giocando così tutte le partite del campionato, perché qua l'obiettivo Champions non è impossibile. Ma che balla, andiamo in Europa League. E nulla, questo è quanto. Avanti Lazio sempre, sempre, sempre avanti Lazio, se becchiamo la prossima, bello.